Avete mai fatto una challenge di 30 giorni? Vi siete mai allenati per 30 giorni di fila dentro casa? Bentornati nel canale di Chiari Lady Boss, la vostra brand ambassador da New York. Per informazioni su New York, Stati Uniti d'America, donne imprenditrici, viaggi, ma anche video motivazionali, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto e attivate la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale. Allora, mi metto comoda per raccontarvi un po' di questa challenge che vi avevo anticipato nel canale Instagram per chi già mi seguisse. Questo è il video che vi avevo promesso in quest'altro video, che vi lascio qua sopra, in cui vi racconterò come sono stati questi miei 30 giorni di allenamento da casa, senza attrezzi. Parleremo di benefici, pro e contro. Vi farò vedere degli spezzoni di allenamento. Io mi sono registrata tutti i singoli giorni e voglio farvi vedere anche cosa ho mangiato in questi 30 giorni, perché ovviamente l'aspetto alimentare è incisivo. Come sapete, se mi seguite già su Instagram, da gennaio ho iniziato una challenge mensile dove invito le persone a porsi un obiettivo ogni mese, e il mio obiettivo di aprile era quello di allenarmi tutti i singoli giorni. Io per questo mese, il mese di aprile, ho deciso di allenarmi tutti i giorni, quindi partendo da oggi, 1° aprile, io mi sfiderò ad allenarmi ogni singolo giorno per 30 giorni. Speriamo di vincere la sfida. Iniziamo! Lo scopo del video non è mostrarvi il mio workout per 30 giorni, ma quello di porsi obiettivi e cercare di raggiungerli, anche se a volte è molto difficile. È importante creare delle abitudini. È stata veramente dura. Se io fossi un'altra persona, chiederei: ma perché l'hai fatto? Perché a me piace pormi degli obiettivi e raggiungerli. E quando non ce la facevi più, che pensavi proprio di smettere e di arrenderti, cosa facevi? Allora, in quei momenti mi veniva in mente la voce di mio padre che dice sempre: e invece lo fai lo stesso. Così mi tornava la motivazione. Quindi quali sono stati i contro? Parliamo di pro e contro. Iniziamo dai contro. A volte non avevo voglia, cercavo la motivazione che non trovavo e spesso ero stanca fisicamente, perché allenandomi tutti i giorni purtroppo il mio corpo non recuperava la stanchezza e quindi anche i muscoli erano troppo affaticati. I pro invece, sicuramente questa sfida è stata utile per creare un'abitudine di muovermi tutti i giorni, perché io sono passata dal fare 15-30 km a piedi tutti i giorni o quasi al niente da un giorno all'altro. Quindi per me era importante mantenere comunque una routine, un allenamento quotidiano, e allo stesso tempo volevo vincere la sfida che mi ero posta. E qui entrano in gioco gli argomenti di determinazione e raggiungimento degli obiettivi, di cui parlo anche nel canale Instagram. Quindi se volete seguirmi nel quotidiano, di nuovo, il mio nome è Chiari Lady Boss su Instagram. Come mi sono strutturata gli allenamenti per questi 30 giorni? Alcune volte ho fatto gli esercizi che vi ho fatto vedere nel video qua sopra poco fa, per il resto ho seguito una scaletta che mi è stata data dal mio ex allenatore di kickboxing, Gary, nonché insegnante di arti marziali. Quindi gli allenamenti che ho fatto non sono stati proprio semplici e i tempi in cui mi allenavo variavano dai 20 ai 45 minuti. Io avevo le mie routine quotidiane del lunedì, martedì, mercoledì e così via. Giorno 11, non mi arrendo. Domani è Pasqua. Pasqua 2020. A casa e a fare workout. Chi l'avrebbe mai detto? No, vabbè, 100 lunge è illegale, come 50 burpees. Comunque, adesso ci sono 50 planks. Belle le mie fantastiche occhiaie che ho dalla nascita. Vabbè, per sempre. Per sempre con me, occhiaie di Dio. 50 planks. Tocco sulla spalla. Done. 500 esercizi in 25 minuti. Giorno 16. Uno di quei giorni che proprio non mi va. No, 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 no. Allora, visto che non posso uscire, mi sto mettendo le scarpe per fare le scale. Quindi sfrutto questa scalinata e la faccio su e giù 10 volte, possibilmente di corsa. Quindi se avete anche voi una scalinata da qualche parte, sfruttatela e correte su e giù per le scale 10 volte. 1, 2, 3, giorno 18.
Mentre l'impasto della pizza lievita, io faccio allenamento. Oggi, 18 aprile 2020, primo giorno della mia vita in cui faccio la pizza. Non ho mai fatto pizza in vita mia. Sono mia sorella, mia mamma e un'amica di mia sorella su Zoom per fare la pizza. Allora, siamo arrivati al 27 aprile. Io volevo fare un paio di considerazioni su questa mia challenge d'aprile. Allora, è veramente dura, nel senso che mi sento anche un po' a pezzi fisicamente, perché il mio corpo non ha tempo di recuperare lo sforzo allenandomi tutti i giorni. È difficile poi continuare a trovare la forza fisica e la voglia di continuare ad allenarsi. Sono rimasti fortunatamente solo 27, 28, 29, 30, 4 giorni. Dopodiché io non mi allenerò più tutti i giorni, probabilmente 4-5 giorni a settimana. Se mi conoscete un po' sapete che io sono una finisher e quindi sto lottando per vincere questa mia challenge, perché non mi voglio assolutamente arrendere. Non sono così nella vita, io non mi arrendo, e quindi finiamo questa challenge d'aprile. Notizia fantastica, oggi è il penultimo giorno della challenge. Non potete capire quanto sono felice. Ragazzi, benvenuti nell'ultimo giorno della mia challenge. Non vedevo l'ora, sono troppo felice. Comunque luci spente perché sono le 7:30 di mattina e io non c'ho voglia di allenarmi, ma è l'ultimo giorno e devo vincere questa challenge. È presto, ho sonno e piove. Non c'ho un minimo di voglia. Vi faccio vedere la pioggia. Na 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 na. Dei punti importanti che volevo coprire con voi: mangiare sano è la cosa più importante dietro un allenamento, perché se ti alleni tutti i giorni e non mangi in modo sano, l'allenamento è vano. Mangio farro, Beyond Meat Burger, couscous marocchino e cavolo, gnocchi al pomodoro, couscous israeliano, fagioli bianchi e simi. Sicuramente ho notato delle differenze tra il pre-lockdown e il momento della quarantena. Ho già notato un cambiamento nelle abitudini e nel mio corpo. A parte che non me ne intendo, però mi sembra che a livello di tonificazione e ritenzione idrica io sia migliorata. Poi sicuramente in questi 30 giorni di workout dentro casa ho notato che in alcuni momenti mi sentivo più leggera e con più voglia di allenarmi, in altri momenti un po' più pesante e più stanca anche in base a quello che mangiavo. Non ho mai mangiato fritto in questi 30 giorni, ho eliminato completamente o quasi completamente i latticini, non ho mai mangiato carne. Il mio giorno preferito era il sabato, in cui ordinavo la pizza. Fino al secondo sabato ho ordinato la pizza da fuori, facevo un pasto al giorno ma mi mangiavo tutta la pizza che volevo con la mia fantastica coca messicana che adoro. E dal terzo sabato ho iniziato per la prima volta in vita mia a fare la pizza in casa grazie alla ricetta di mamma, e da lì ormai è un mese, più di un mese, che io faccio la pizza ogni sabato. Quindi diciamo che la pizza è stata la cosa meno salutare che io abbia mangiato in questo mese. Per il resto in generale non sono una persona che mangia troppa cioccolata, qua e là qualche scucchiarata di Nutella, Ferrero Rocher. Io amo i biscotti, purtroppo questa è una mia debolezza. Amo le gocciole, ma mi sa che il mese di aprile non ce le avevo, questo non me lo ricordo. Poi a livello di peso, il peso è rimasto costante, ma ho notato una resistenza in più nei glutei, perché io ho puntato molto sull'allenamento del lower body. Inizialmente mi allenavo la sera, prima di cena, però ho notato che spesso facevo fatica perché ero già stanca dalla giornata e non mi andava di fare allenamento la sera. Siamo arrivati al giorno 8 e non mi arrendo. Avevo iniziato ad allenarmi la sera, ma ho spostato la mattina / ora di pranzo, perché sono un po' più produttiva e magari mi sbrigo in minor tempo. Sinceramente lo preferisco. Intanto mi dà più carica e più voglia di affrontare la giornata. È come se già avessi raggiunto un obiettivo. E in più solitamente la mattina io ho molta energia, molta carica, molta voglia di affrontare la giornata. Voi vi siete posti un obiettivo ad aprile? Lo avete raggiunto? Qual è stato? Scrivetemelo qua nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere anche con thumbs up. Sapete quanto per me sia importante il supporto e l'engagement, quindi un like in più o un commento in più per me fa la differenza. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per ricevere tutte le notifiche in tempo reale. In più, nel video scorso mi sono dimenticata di annunciare il miglior commento del video precedente. Oggi non me lo scordo, quindi annuncio il miglior commento del video precedente, che è
Tra i commenti di questo video ne sceglierò uno che verrà mostrato alla fine del prossimo. Spero che questo video sia stato per voi di motivazione e sono curiosa di sapere se vi ponete obiettivi mensili o se avete mai fatto una challenge di 30 giorni e qual è stata. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti. Per oggi è tutto da Chiara Ilie di Boss a New York, ci vediamo al prossimo vlog. Bye guys!